alcuni momenti della più importante giornata del concorso ippico internazionale di Budapest. I migliori cavalieri italiani, tedeschi, ungheresi e turchi scendono in lizza per il premio del reggente Horthy intitolato Premio delle Nazioni. Giro i tedeschi hanno tenacemente rivaleggiato in bravura con i nostri cavalieri, ma la nostra valorosa squadra ha finito col imporsi vincendo la Coppa d'Oro messa in palio dal reggente.